Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo del flop Commodore sul CD TV. Il Commodore CD TV, Commodore Dynamic Tool Vision, fu un prodotto venduto dal 1991 al 1993. L'hardware era composto da un lettore CD-ROM per contenuti multimediali ed interattivi nello standard di Commodore CD-TV, oltre ad un lettore di CD audio, MIDI e foto CD. Le periferiche erano collegate ad un Amiga 500 e tutto l'hardware era inserito in uno chassis nero che avrebbe dovuto stare in salotto, accanto al videoregistratore VHS dai televisori solitamente di color scuro. Il Commodore CD-TV fu commercializzato con alcuni joypad e un telecomando ad infrarossi, ma senza tastiera, senza floppy disk, senza mouse, senza hard disk. Erano però disponibili come accessori aggiuntivi la tastiera, il disk drive e il mouse, che avrebbero trasformato il Commodore CD-TV in un Amiga 500. Molti sostengono che il CD-TV fu una macchina innovativa, ma che venne presentata in modo sbagliato, in quanto fu recensita solo dalle riviste di informatica e non dai magazine di musica ed alta fedeltà. In realtà il prezzo era troppo elevato, i proprietari di Amiga aspettavano le periferiche Amiga per gestire i CD-ROM. La qualità non era delle migliori, dato che nel 1991 e nel 1992 la Commodore era già in un travaglio finanziario, causato proprio dalla bassa qualità della componentistica che era usata nei suoi prodotti. Il mondo Intel procedeva spedito a prezzi molto competitivi, anche se all'epoca dominava il discutibile Windows 3.1. Il mondo Macintosh introduceva i CD-ROM nei suoi Macintosh, oppure spuntavano lettori esterni scarsi per tutti i Mac. Soprattutto nelle case delle famiglie, nel 1991, il 92 e il 93 dominava l'uso casalingo del VHS e VHSC, che aveva prezzi molto più economici del Commodore CD-TV. Il VHS e il VHSC con le telecamere portatili permettevano di fare molte più cose senza necessariamente diventare esperti del mondo dell'informatica. La carenza di un disco fisso interno, che il Commodore non ebbe mai a collocare nei suoi prodotti di home computing come Amiga 1000, come Amiga 500, come Amiga 1200, come Amiga 600, quanto come sul Commodore CD-TV e quanto come sull'Amiga CD32, la carenza dell'hard disk interno ebbe a tranciare le potenzialità dell'hardware Commodore, che finì per avere sempre poca RAM, una limitata potenza di clock legata solo al 68.007 MHz oppure al 68.020 da 14 MHz. Inoltre nel 1991-1993 la digitalizzazione, obiettivamente, era ben lungi da avvenire, come quando invece accadrà nel 2000, quando la televisione delle famiglie mutò da analogico in digitale per lasciare spazio alla telefonia mobile che necessitava di frequenze. La cosa, quindi la digitalizzazione che avvenne poi nel 2000, innescò il noto processo di convergenza dei contenuti, fondendo quindi computer con televisori, videoregistratori e banda larga. Quindi troppo presto nel 1991, oltre a qualità non eccelsa e alla fortissima, diciamo, penetrazione ai prezzi competitivi del VHS e VHSC, bloccarono praticamente il Commodore CD-TV. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.